Il canto dell'anima di Khalil Gibran. Nel fondo dell'anima mi risuona un canto senza voce, un canto che vive alle radici del mio cuore. Esso non vuole fondersi con l'inchiostro sulla pergamena, ammanta di trasparenza il mio sentimento e scorre, ma non sulle mie labbra. Come posso esalarlo in sospiri? Temo che nell'aere terrestre si disperda. A chi posso cantarlo? Esso dimora nella casa della mia anima. Ha paura che orecchie indelicate lo ascoltino. Se mi osservo con l'occhio interiore, vedo l'ombra della sua ombra. Nel toccarmi la punta delle dita, avverto le sue vibrazioni. I gesti delle mie mani lo rispecchiano, come un lago è costretto a riflettere il luccichio delle stelle. Le mie lacrime lo rivelano, come il brillio della rugiada rivela il segreto di una rosa che appassisce. È un canto scritto dalla contemplazione e proclamato dal silenzio. È un canto che rifugge il clamore e si amalgama alla realtà. È un canto che ritorna nei sogni ed è compreso dall'amore. È un canto che al risveglio si nasconde e risuona soltanto nell'anima. È il canto dell'amore. Quale Caino o Esaù potrebbero intonarlo? È più fragrante del gelsomino. Quale voce potrebbe asservirlo? È rinchiuso nel cuore, come il segreto di una vergine. Quali corde lo faranno vibrare? Chi oserà accostare il ruggito del mare al canto dell'usignolo? Chi oserà paragonare l'urlo della tempesta al sospiro di un neonato? Chi oserà pronunciare le parole concepite per essere dette dal cuore? Quale uomo oserà dare voce al canto dell'usignolo?